Grazie a te. Buonasera. Grazie di essere qui sotto la pioggia e soprattutto dell'affetto che ci state dimostrando, di esservi stretti intorno a questa bravissima candidata sindaco, ai suoi candidati consiglieri, ai futuri assessori, a tutte le persone che dovranno inondare l'amministrazione pubblica di questo comune e portare quell'aria di onestà e credibilità di cui parlava Giancarlo, di cui parlava qualcun altro prima. Immaginate il movimento non come coloro che entreranno nelle istituzioni, ma come il grimaldello per aprire quella porta e far entrare voi, perché c'è una bella differenza. In questi anni tutti sono venuti da noi, e io in primis, venivano a casa nostra durante le elezioni e ci dicevano che volevano entrare in comune per cambiare le cose. A volte ci siamo ritrovati partiti che hanno governato questa città per 20 anni venire a casa nostra in campagna elettorale con un programma elettorale per cambiare la città. E allora io gli dicevo: scusami, ma tu hai governato negli ultimi 20 anni, questa roba bellissima, per carità, che sta scritta nel programma, perché non l'hai fatta negli ultimi 20 anni che hai governato questa città? La differenza la dobbiamo imparare da questo. Io l'ho imparata e l'ho appresa sulla mia pelle. Vedere per anni cambiare i volti, ma non il simbolo, non il sistema politico, mi ha fatto capire chi erano quelli che mi prendevano in giro e chi erano quelli che invece assumevano un impegno con me. Noi abbiamo un programma per questa città, un'idea di città, ed è un impegno solenne con voi. È come se stasera lo stessimo firmando con ognuno di voi. Però perché un impegno solenne? Non perché è un programma, non perché siamo candidati alle comunali, non perché ci siamo presentati alle regionali in passato, perché siamo il Movimento 5 Stelle. Per noi è un impegno solenne perché siamo una forza politica che fa quello che vi dice. Riflettiamoci un attimo. Appaiono tutti 3 mesi prima delle elezioni. 900 candidati, 1000 candidati. Ognuno dice di voler cambiare la città. Ognuno il giorno dopo le elezioni scompare puntualmente, non lo vediamo più. Allora riflettiamo su questo. Se quelle 1000 persone che per 3 mesi nei manifesti vi dicono con quei faccioni "io con te, cambiamo insieme, facciamo quelle cose", se quelle 1000 persone dal giorno dopo le elezioni, al di là dei voti che hanno preso, al di là che siano stati eletti o no, se quelle 1000 persone si mettessero con una scopa in mano a pulire i marciapiedi, le avremmo d'oro i marciapiedi. E invece non hanno nessun interesse a cambiare la nostra città, mai, perché il giorno prima delle elezioni sono tutti amici, il giorno dopo delle elezioni è come se i problemi della città fossero scomparsi. Allora qual è la differenza? Che voi questa bandiera, questo volto, queste persone le vedrete sempre al di là delle elezioni, anzi noi ci siamo più nel periodo fuori dalle elezioni che durante le elezioni. E lo sapete perché? Perché noi crediamo che il momento in cui ci proponiamo a governare una città come questa non deve essere il momento in cui dobbiamo fare tutte le cose e dimostrarvi quello che vogliamo fare per la città. Non è la campagna elettorale il posto giusto per dimostrarvi quello che vogliamo fare per la città. Se noi ci proponiamo per le elezioni comunali, noi umilmente vogliamo solo raccogliere il lavoro fatto negli anni precedenti su questo territorio. E raccogliere significa guadagnarsi la stima e la fiducia di voi che andate a votare. Ma non avremmo nessuna credibilità se noi fossimo qui come tutti gli altri 3 mesi prima delle elezioni e magari non ci avete mai visto prima. Noi su questo territorio ci siamo. Non solo su questa città, ma anche in tutto il resto della regione. Ci sono gruppi che dal 2005 si battono per tematiche ambientali, per le tematiche del lavoro, per le tematiche della corruzione.
senza la quale non esisterebbe la mafia. Ricordiamoci sempre che i più grandi scandali di corruzione vedono dentro le associazioni criminali, ma se non ci fossero i politici e i funzionari corrotti, la mafia morirebbe di fame. Ricordiamocelo sempre. Perché le mafie hanno un solo interesse: riciclare i soldi sporchi. E questi peggiori amministratori d'Europa che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni hanno trasformato i comuni e le regioni nella più grande lavanderia mafiosa d'Italia. Questo è stato il problema d'Europa. Permettevano a chi lucrava su traffici illeciti di lavare quei soldi nei traffici leciti, appalti, affidamenti diretti. Questo abbiamo visto. Io sono campano, l'ho visto con la camorra come voi l'avete visto con la mafia. E guardate, noi oggi siamo qui per presentarvi, per sostenere, perché molti la conoscono magari meglio di me, Cettina Di Pietro, che non è parente, diciamolo, assolutamente, per carità. Cettina Di Pietro, che è una persona che io conosco quanto voi, ma so che da candidata, come da eletta sindaco, come prima Federico Piccitto, sindaco di Ragusa, come Giancarlo Cancellieri, deputato all'ARS, ognuno di noi rispetta delle regole in questo movimento, che sono a tutela di qualsiasi distorsione della politica. E vi spiego quali sono, perché questo è il punto nevralgico per cui il simbolo del movimento non è il 1001esimo simbolo su cui mettere una X. È un progetto in cui si crede, in cui si aderisce e in cui si partecipa. Ci sono tre regole fondamentali, importanti, imprescindibili, che in questo movimento rappresentano la nostra ossatura e non abbiamo aspettato nessuna legge per darcele. Ce le siamo date, esistono dal 2008. La prima, la più importante, secondo me, i soldi. Caccia i soldi dalla politica e la politica diventa una cosa fantastica. Siamo l'unica forza politica d'Italia ad aver rinunciato nel 2013 a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Non li abbiamo mai toccati. E non li abbiamo toccati per due ragioni. Una, perché voi nel 93 avete votato un referendum che dice che il finanziamento pubblico ai partiti va abolito, perché nonostante il finanziamento pubblico fosse stato ideato un tempo per dire: così non mettiamo i partiti nelle mani delle lobby o nelle mani dei grandi gruppi industriali, alla fine abbiamo scoperto che proprio nell'era del finanziamento pubblico ci sono stati i più grandi scandali di tangenti degli imprenditori privati, degli industriali, delle mafie. Quindi non è il problema del finanziamento pubblico, il problema sono i personaggi che stanno nei partiti, che non hanno nessun interesse di fare l'interesse della cosa pubblica. E allora Federico, io, Giancarlo, tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle devono dimezzarsi lo stipendio. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, restituendo oltre metà dello stipendio, hanno messo tutti questi soldi in 130 parlamentari su un fondo in cui, a suon di bonifici, perché ogni mese i soldi entrano nel mio conto corrente, quello di Mario Giarrusso, quello di tutti gli altri, entrano, e noi tratteniamo 2,5 e facciamo un bonifico su un fondo per tutto il resto. Ora, come funziona? Questo fondo, in due anni di legislatura e soli 130 parlamentari partecipanti, ha raggiunto già la quota di 10 milioni di euro. In due anni. 10 milioni di euro. Che cosa ci facciamo con 10 milioni di euro? Una cosa semplicissima, quello che hanno smesso di fare le banche da un pezzo: dare credito alle piccole imprese o a coloro che vogliono aprire un'impresa. Che significa? Che 100 euro del mio stipendio entrano in un'impresa già esistente o nelle tasche di un ragazzo disoccupato o di un cinquantenne disoccupato che vuole aprire un'impresa e creano posti di lavoro. Io ho conosciuto una settimana fa, perché il progetto microcredito è partito due settimane fa, ho conosciuto una settimana fa la prima cittadina italiana, si chiama Antonella, ad aver aperto un negozio con i soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. E Antonella mi ha detto:
grazie al vostro finanziamento io assumerò un dipendente, quindi voi non solo avete dato un lavoro a me, ma io darò un lavoro ad ognuno. Sapete quante imprese apriremo solo a giugno in tutta Italia e anche in Sicilia? 8.000 nuove imprese in Italia. 8.000. E poi ce ne sarà una al giorno da luglio per 10 anni. E lo sapete perché? Perché 10 milioni di euro entrano come prestito in un'impresa, perché noi rispettiamo lo spirito imprenditoriale, non crediamo che per fare impresa lo Stato o noi dobbiamo regalare soldi al privato, dobbiamo dargli un prestito senza chiedergli ipoteche, perché ormai ci siamo ipotecati già tutto in Italia, e soprattutto a tassi bassi, me li restituisci in 10 anni, quello che dovrebbero fare le banche, che tra l'altro in pancia hanno i soldi delle vostre tasse, perché i politici gli hanno trasferito miliardi di euro in questi anni di vostre tasse che non sono mai andati alle imprese. E noi con questi soldi li prestiamo, cominciano a restituire la rata e rientrano per aiutare altre imprese, restituiscono e rientrano, e facciamo un capolavoro che Renzi si vanta col Jobs Act di aver dato 1.000-2.000 posti di lavoro. 8.000 imprese, se vogliono assumere due persone, sono i primi a 16.000 posti di lavoro solo a giugno con i soldi dei nostri stipendi. Allora giustamente qualcuno qui dirà: vabbè, ho capito, però con 10 milioni di euro e 16.000 imprese non cambiate l'Italia, 8.000 imprese non cambiate l'Italia, siamo d'accordo, io sono d'accordo con voi. Non sono venuto qui per dirvi che restituendo lo stipendio con 10 milioni di euro e 8.000 imprese cambiamo il destino dei nostri giovani che espatriano, o cambiamo il destino dei nostri cinquantenni che perdono un posto di lavoro e non sanno come arrivare alla pensione. Ma signori, noi vi stiamo raccontando un'idea di paese. Se ci darete l'occasione di governare gli enti locali, di governare la regione o di governare il paese, quei 10 milioni di euro, con una legge che taglia le schifezze dei privilegi a tutti i politici, diventano 10 miliardi di euro. E tu, con 10 miliardi di euro, cominci a cambiare il paese. Lo sapete perché? Lo sapete perché? Perché con 10 miliardi di euro tu metti insieme una cifra che è ben più alta solo dell'IMU che avete pagato voi nel 2013. Voi avete pagato in tutta Italia l'IMU nel 2013 che valeva 4 miliardi di euro. Immaginate di cosa stiamo parlando. Noi vi stiamo dicendo che abbiamo la credibilità per fare un patto con voi stasera e dire: quello che c'è scritto nel nostro programma lo realizzeremo. E non è un caso che noi siamo l'unica forza politica ormai che si può permettere il lusso di fare un evento in piazza senza che ci siano contestazioni, lanci di ortaggi, cariche dei nostri poliziotti che sono costretti a difendere Salvini perché è uno, evidentemente, o Renzi perché evidentemente temono i cittadini. Noi siamo l'unica forza politica che si può presentare in piazza e parlare liberamente dei propri risultati, parlando anche poco degli altri, perché abbiamo tanto da dire su di noi, perché semplicemente abbiamo fatto quello che vi avevamo detto. E questo è solo la prima regola, i soldi. E quindi capite che se c'è un parlamentare che guadagna 14.000 euro, come degli altri partiti, e uno che ne guadagna 2.500, quello che ne guadagna 2.500 li capisce i problemi che avete. Quello che ne guadagna 14.000 credo che se li è proprio dimenticati i problemi del mondo reale. Potete immaginare. E non dico che 2.500 siano pochi, per carità, assolutamente. Massimo rispetto per questa cifra. E poi la seconda regola importantissima, che anche Cettina dovrà rispettare e che è fondamentale, e anche io, anche Giancarlo, anche Mario, tutti quanti la dovremmo rispettare: la regola dei due mandati. Qual è stato il problema dell'Italia in tutti questi anni? Che avevamo politici che il giorno dopo essere rieletti pensavano a come farsi rieleggere, poi farsi rieleggere, poi farsi rieleggere, così che per 20 anni, per farsi recuperare la loro poltrona, hanno totalmente
deciso di non pensare più al consenso, cioè fai quello che dici e le persone ti premiano, ma solo ai voti. E i voti si possono fare in tanti modi in questo paese. Tant'è vero che abbiamo visto Mafia Capitale, Spo, Mose, tutto voto di scambio, perché c'era qualcuno che si doveva far rieleggere ogni 5 anni e aveva bisogno di finanziamenti elettorali e di posti di lavoro da dare all'amico dell'amico. Che cosa facciamo noi? Ci diamo una regola, non c'è scritta in nessuna legge. Potremo anche scegliere di non rispettarla, e questo è il valore importante. Una regola semplice: ti fai un mandato, te ne fai un altro, poi torni a lavorare. Un verbo che è scomparso dal vocabolario della politica e che serve a ricordarti una cosa importantissima: che tu nel mondo reale ci devi tornare. Quindi o lo migliori mentre sei in carica, oppure sono anche problemi tuoi quando ci torni. Terza cosa. Ora decidiamo di essere tutti insieme in una piazza della Svizzera, e io dico questa terza regola: nel Movimento 5 Stelle non si possono candidare né indagati né condannati. Gli svizzeri ci riderebbero dietro, direbbero: guarda, sono 40 anni che è così e non c'è nessuna legge che lo impone ai partiti, però si autoregolamentano, si autodisciplinano. Lo so, caro amico svizzero, ma devi sapere che in Italia la condanna fa curriculum: più ne hai, più fai carriera politica, purtroppo. E per questo io lo dico con tutta questa enfasi. Dovrebbe essere una cosa normale, ma tutti i nostri candidati hanno il casellario giudiziario pulito, immacolato. E perché è importante? Voi avete avuto, ma anche la mia terra ormai è questione di dominio italiano, sottosegretario all'agricoltura del governo Renzi, Castiglione, che so che è di queste parti, nel senso della vostra regione. Purtroppo, questo sottosegretario è indagato perché sembra abbia turbato un appalto per il CARA di Mineo, il centro di Mineo. Ora, noi abbiamo chiesto le dimissioni. Il governo ci ha detto: ma voi non potete chiedere le dimissioni perché uno è solo indagato, lo devono dimostrare i giudici. Noi abbiamo detto una cosa semplice: ok, quindi mentre i giudici non ci spiegano se quello ha veramente pilotato un appalto, noi gli facciamo gestire gli altri appalti al Ministero dell'Agricoltura per l'Expo. Mi sembra una cosa, è come se ci fosse uno sotto processo per aver rubato una macchina e noi gli diamo le chiavi della macchina finché i giudici non ci diranno se veramente ha rubato la macchina. Così, se ci ruba anche la nostra, iniziamo un'altra indagine e facciamo l'arte dei pazzi, come si chiama a Napoli. Noi vogliamo gente che entra nelle istituzioni immacolata, che non deve avere nessun sospetto sulla testa, perché è questo garantismo che vale solo per i politici, perché poi i cittadini sono sempre vittime della giustizia organizzata in maniera pessima in questo paese. Sono sempre vittime, là non c'è il garantismo, non c'è il garantismo. Come noi abbiamo assistito in questo ultimo anno, una forza politica che è il PD con il suo segretario di partito dice: ma io, non è colpa mia quello che sta avvenendo, è colpa di quelli di prima. Però ragioniamo un attimo: il sindaco di Ischia arrestato per la metanizzazione, ve lo ricordate, qualche tempo fa, è stato ricandidato da questo PD, non da quello di prima, alle europee, e poi è stato arrestato. De Luca, che è uno condannato in primo grado per abuso d'ufficio alla presidenza della regione Campania, candidato dal PD, è uno che oggi, secondo la legge Severino, non può fare il presidente di regione. Io oggi mi sono permesso di chiedere una cosa al PD. Ho detto: la legge Severino che avete votato voi, noi non c'eravamo ancora in Parlamento, una delle cose poche cose buone che avete votato, dice che chi è condannato in primo grado per abuso d'ufficio deve essere sospeso. Ora, questo è appena stato eletto, De Luca. Lo dovete sospendere. Loro ci dicono: no, lo sospendiamo in estate, con calma, gli facciamo fare la giunta. Per noi invece, se sei sospeso per legge, il giorno in cui sei eletto sei sospeso, non puoi nominare la giunta, si deve tornare a votare. Ma io non è che ce l'ho con De Luca. Io voglio sapere una cosa in questo paese: le leggi valgono per tutti o solo per i poveri cristi? Perché se ci dicono quelli del PD: guarda,
la legge vale per voi, ma per noi no. Allora noi da domani mattina ci prendiamo la libertà di non pagare più le tasse o di non rispettare più le scadenze di Equitalia. Ci prendiamo questa libertà, se proprio volete provocarci dicendo che la legge vale solo per alcuni. Però noi siamo quelli che hanno fatto una scelta tanti anni fa. Noi facevamo parte ognuno di gruppi di attivismo, chi veniva dall'antimafia, chi dai comitati ambientali, io venivo dalle associazioni studentesche, ognuno ha fatto il suo percorso, chi veniva dalle associazioni di professionisti, dagli ordini professionali, ci sono tante persone che avevano organizzato delle associazioni di pensionati. Tutto questo mondo qui è entrato in questo movimento, si è messo insieme facendo una scelta. Ci sono due tipi di rivoluzioni che si possono fare. Una è quella sovversiva, mazze e bastoni. Ma in quella qualcuno ha sempre torto, perché quando si usa la violenza c'è sempre qualcuno che ha torto per noi. Secondo, ce n'è una che abbiamo scelto di intraprendere, che è una rivoluzione gentile. Entri nelle istituzioni, utilizzi le regole democratiche, non ti freghi i soldi delle tasse dei cittadini, stai per poco nelle istituzioni in maniera onesta e li cacci fuori. E ognuno dei nostri che entra è uno dei loro in meno, e a voi costa la metà perché si dimezza anche lo stipendio. Allora, ora veniamo da un momento in cui tutti ci dicono: ah, porca miseria, il Movimento 5 Stelle alle regionali è andato bene, complimenti, la gente mi ferma per strada. Ma per me, al di là del risultato, in questo momento potremo anche, come dire, gioire di questo risultato e dire siamo forti, ma io ho sempre gioito, anche quando entrava un consigliere regionale, perché ognuno dei nostri toglieva un seggio a uno che stava da 30 anni lì dentro e diminuiva i livelli di corruzione delle istituzioni. Noi questo stiamo facendo e lo vogliamo fare anche nei comuni. Allora, quando io poi spiego queste tre regole fondamentali, tutti quanti mi dicono: allora adesso ho capito perché avete sindaci che non fanno pagare più la TASI, o avete sindaci che hanno cacciato Equitalia dai comuni, o grazie al vostro, a due consiglieri regionali in Molise avete fatto partire già il reddito di cittadinanza stando all'opposizione. Adesso ho capito perché in Parlamento in 2 anni siete riusciti a fare quello che in 20 anni non hanno fatto gli altri partiti, cioè approvare una legge che dà 20 anni di galera a chi inquina finalmente. Adesso l'ho capito, mi dicono le persone, perché i risultati, se tu costruisci bene le fondamenta di una casa, la casa è solida e può ospitare le persone. Altrimenti, se tu fai una bella casa su, ma le fondamenta sono di legno o sono marce, alla fine la casa crolla anche con una persona dentro. Questa è la differenza. Noi abbiamo passato tanti anni, e dico tanti perché ci abbiamo messo ognuno un po' della propria vita a costruire una base solida, e adesso questo movimento può subire tutti gli attacchi che vuole da tutte le forze politiche. Sono venuti tutti a combatterci, ci ha combattuto Berlusconi, ci ha combattuto Monti, Letta, Renzi, Salvini. Noi stiamo qua e siamo più forti di prima. Questo è il motivo per cui spendiamo tanto tempo a far rispettare le nostre regole. Perché se qualcuno pensa di entrare qui dentro e poi dire: vabbè, datemi una deroga, mi prendo tutto lo stipendio, vabbè, datemi una deroga, mi faccio 3 mandati invece di 2, vabbè, datemi una regola, sono solo indagato per... te ne vai a calci. Perché la cosa più semplice da fare nel Movimento 5 Stelle è uscire, non restarci. Noi abbiamo scelto di essere credibili, e questo significa che se vi diciamo che non utilizziamo voli di Stato, auto blu e scorte, lo dobbiamo fare. Io sono venuto con la macchina di Federico Piccitto, che ha guidato lui e non... è del suo assessore. Ci muoviamo così, non abbiamo nessun problema. La politica si può fare con pochi soldi e con tanto entusiasmo. Allora entriamo anche in questo comune. E cosa facciamo? Iniziamo a realizzare quello che noi non abbiamo aspettato per realizzare attraverso leggi o andando al governo. Quante volte avete sentito gente che diceva: eh vabbè, adesso non me lo posso tagliare lo stipendio, ma se si fa una legge, noi poi, se si farà una legge ce lo tagliamo, no? Oppure lo stipendio, oppure, non lo so,
È vero, gli indagati e i condannati non possono stare in Parlamento, ma la legge lo permette, quindi li possiamo candidare. Poi, se ci sarà una legge, non lo permetteremo. Oppure, è vero, bisognerebbe dare più credito alle imprese, agli imprenditori strozzati. Oppure bisognerebbe abbassare le tasse. Se si fa una legge che taglia il mio vitalizio e abbassa le tasse al pensionato o all'imprenditore, allora io il vitalizio rinuncio, intanto me lo intasco. Quanto tempo abbiamo passato a farci prendere in giro da questa gente con questo meccanismo dialettico e di presa in giro? Io ho visto per 2 anni, ma ho capito nei precedenti, che sono 20 anni, che ogni dicembre in Parlamento si fa la legge di stabilità, la legge finanziaria prima si chiamava, che è una legge semplice, è quella che decide ogni anno come spendere i soldi delle vostre tasse. Voi pagate le tasse e la legge decide dove mandarli. Io ho visto una classe politica che per 20 anni, ogni dicembre, quando faceva la legge finanziaria, doveva fare una scelta: togliere i soldi dalle vostre tasche per pagare debiti o togliere i soldi dalle proprie tasche, dai propri privilegi, per pagare debiti. E per 20 anni hanno fatto sempre la scelta più miserabile. Ha ragione Giancarlo, il termine perfetto è miserabile. Ed è così che hanno fatto la legge Fornero. Li vedi sbracciarsi per la legge elettorale. Non hanno detto una parola per la legge Fornero. Qual era la differenza? Che la legge elettorale riguarda la loro poltrona. Sono molto preoccupati al meccanismo con il quale verranno eletti, perché se il meccanismo non è perfetto, loro rischiano di non riprendere lo stipendio dopo le prossime elezioni. La legge Fornero a loro non gliene fregava, perché non toccava i vitalizi. Ognuno di loro prende il vitalizio, ognuno di loro prenderà il vitalizio. La legge Fornero non ha mai toccato i vitalizi, ha toccato le pensioni delle persone che erano ad un giorno dalla pensione e si sono visti allungare i tempi di 10 anni o 6 anni. Uno schifo. Ma perché si è fatto? Non perché sono incompetenti, smettiamola di dire che sono incompetenti. L'incompetenza è un alibi per loro. Dire che sono incompetenti li giustifica. Loro sono diabolici. Hanno pilotato questo paese e i soldi delle vostre tasse per fare i loro affari. E il loro affare è semplice: è una poltrona alle prossime elezioni, e per farla, per ottenerla, sono disposti a tutto. Adesso, fino ad ora, ci siamo cascati un po' tutti, no? Nelle chiacchiere, anche io ci sono cascato in passato. Ma adesso è diverso. Voi non avete una forza politica che oggi vi viene a dire faremo. Io vi ho detto che abbiamo già fatto. E quello ci dà la possibilità di dirvi adesso cambiamo insieme questo comune. Quando entriamo nei comuni, noi la prima cosa che facciamo è aprire i bilanci, come ho fatto io alla Camera dei Deputati appena arrivato. Apriamo i bilanci e cominciamo a vedere la TASI, la TARI, l'IRAP, l'IRPEF, l'IRES a livello regionale, tutte queste tasse come vengono spese. C'è un salvadanaio, il cittadino ci mette i soldi e il politico lo rompe e poi utilizza quei soldi. Noi cominciamo a tagliare tutto quello che non serve. Abbiamo un sindaco a Pomezia che è arrivato lì, 200 milioni di euro di debiti. Si voleva, insomma, ha vissuto momenti di panico. Mi ha chiamato 2 mesi fa, mi ha detto, si chiama Fabio Fucci, ha detto: Luigi, noi siamo già in 7 milioni di euro di attivo, semplicemente tagliando quello che non serve. Ve lo diceva prima Federico Piccitto, sindaco di Ragusa. Arriviamo lì e tagliamo quello che non serve. Poi che facciamo con quei soldi? Se è nel programma, cominciamo a realizzare il programma. Se non è nel programma, voi pagate le tasse. Avete il diritto di scegliere come devono essere spese queste tasse. E allora ve lo chiederemo. E lo chiederemo con degli strumenti che esistono in tutta Italia, in tutta Europa, anche nelle leggi, nel testo unico degli enti locali del 2000, che dicono che si possono fare referendum comunali, proposte di delibera comunale, proposte di abrogative di delibere comunali, solo che per 20 anni, 15 anni, questi signori hanno sempre scelto, si sono sempre guardati bene dall'attivarlo, perché se loro facevano una delibera che vi aumentava le tasse per pagarsi le loro auto blu e i loro stipendi
quindi al comune. Voi l'avreste potuta abrogare con un referendum cittadino. Capite la rivoluzione? È nel testo unico degli enti locali del 2000. Del 2000. Io avevo 14 anni e la legge già esisteva. Capiamoci. Perché questa è una grande truffa politica in questo paese e noi abbiamo gli strumenti, le competenze e la rete per risolverlo. Perché una cosa che non vi ho detto è che se Cettina Di Pietro verrà eletta sindaco, e questo lo deciderete voi, lei avrà a disposizione 17 europarlamentari del Movimento 5 Stelle per far arrivare i fondi europei davvero in questo comune. Avrà a disposizione 130 parlamentari della Repubblica per cominciare a cambiare l'ordine del rapporto Stato-Comuni. Qui c'è uno Stato che taglia i comuni e i comuni con una pessima classe dirigente che non fa altro che tagliare a voi aumentando le tasse. Noi vogliamo invertire questa rotta. I comuni devono gestire i soldi delle tasse dei cittadini con strumenti di controllo, di partecipazione e con sindaci onesti. Ma non possiamo pensare che ad ogni legge di stabilità, siccome non si vogliono cambiare, tagliare i vitalizi, le auto blu, i voli di Stato e gli stipendi, decidono di tagliare sempre sui comuni, senza fare una differenza tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi. Federico Piccitto in un anno, con la sua giunta e il suo consiglio comunale, ha dato un assegno di cittadinanza alle famiglie in difficoltà, non ha fatto pagare la TASI e Renzi gli ha tagliato i soldi come il peggiore dei sindaci che ha fatto bancarotta in questi anni. È un'assurdità, soprattutto è un'assurdità se pensiamo che lo ha fatto quel presidente del Consiglio che è andato a Palazzo Chigi dicendo di voler fare il sindaco d'Italia, e la prima cosa che ha fatto appena arrivato lì è stato tagliare i soldi a tutti i sindaci d'Italia, fregandoli. Questo per dirci sempre, ricordiamoci un po' di memoria, perché poi certe cose le dimentichiamo. E soprattutto avrà a disposizione i consiglieri regionali. Io so che ci sono i problemi dell'acqua da voi, ci sono problemi legati all'ambiente, però io non posso venire qui a dirvi che risolveremo il problema dell'acqua, il problema della tutela della salute. Ma nessuno ne dovrebbe parlare più, dovrebbero entrare lì dentro, e la prima delibera da fare è risolvere questo problema. Non possiamo venire ancora nelle piazze a dire che un vostro diritto è nel programma elettorale. Io non ne posso più di gente che viene a dire una cosa così scontata. Quando, poi non voglio tediarvi ulteriormente, quando sono entrato alla Camera dei Deputati ho fatto quello che farà Cettina. Ho chiesto i bilanci. Io faccio parte, come vicepresidente della Camera, dell'ufficio di presidenza di Montecitorio. È un po' come il consiglio di amministrazione di un'azienda, decide come spendere i soldi, gli stipendi dei parlamentari, tutta quella roba lì, e gli affitti. Quando arrivai alla Camera decisi di vedere dove questa, diciamo, come dire, questo bicchiere perdeva, perché ci costa 1 miliardo di euro e non sai dove vanno questi soldi. E scopro che tra i tanti soldi c'era una voce: locazioni, canoni di locazione. E spendevamo 32 milioni di euro all'anno per affitti, cosiddetti affitti d'oro. Io andai a chiedere all'amministrazione e ai politici ventennali, quelli là che stavano da 20 anni lì dentro, ho detto: scusate, ma noi paghiamo 32 milioni di euro all'anno dal 1998 per affittare dei palazzi che valgono 7 milioni di euro. Li avremmo potuti comprare in 3 mesi, stiamo pagando il 200% dal 98 ad oggi. Vede, presidente, la risposta fu: noi non possiamo disdire questi contratti, recedere da questi contratti, perché deve sapere che quando Luciano Violante li ha firmati nel 98 ha scritto senza clausola di recesso, quindi noi ce li dobbiamo tenere fino al 2018. Allora lì è stato il mio battesimo di fuoco. C'eravamo io, Riccardo Fraccaro, Claudia Mannino. Claudia Mannino è una vostra deputata, tra l'altro, della Sicilia, bravissima, fatele un applauso, fantastica. Lavoriamo insieme dal primo giorno, io, Claudia e Riccardo. Lì io potevo desistere e dire: vabbè, voi state da 20 anni qui dentro, siete funzionari vincitori di concorso, avete ragione voi, scusatemi, io non volevo, diciamo, come dire, osare e mettermi in mostra. Invece decidemmo di fare una cosa molto semplice. Loro ci dissero: presidente, la legge non ce lo permette. E noi gli dicemmo una cosa semplice: la legge la facciamo noi, se vogliamo la cambiamo, la cambiamo la legge.
E dovete sapere che un anno fa, una notte, un po' a tradimento, presentammo queste tre righe di legge in un decreto legge, una cosa complicata. Comunque, presentammo queste tre righe che dicevano: tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato, dato il periodo di crisi, possono recedere dagli affitti d'oro, visto il periodo economico in cui siamo. Queste tre righe passano nel disinteresse collettivo, nessuno se n'era accorto in Parlamento veramente della portata di questa legge. Diventa legge e voi sono già sei mesi che non pagate più 32 milioni di euro di affitti d'oro in Italia. E poi abbiamo scatenato un effetto domino, perché anche i comuni e le regioni hanno gli affitti d'oro. Ma perché quella cosa non l'aveva mai fatta nessuno? Perché il giorno dopo che abbiamo disdetto i contratti, l'imprenditore che prendeva i soldi, il prenditore più che imprenditore, era andato, va al Fatto Quotidiano in redazione e dice: io adesso vi devo dire tutto perché mi devo vendicare, e racconta il perché degli affitti d'oro. Dice: è vero, io prendevo 32 milioni di euro ogni anno, però i partiti ad ogni campagna elettorale mi chiedevano i soldi, mi chiedevano di assumere i loro figli, i loro amici. Sono venuti tutti da me in questi anni, per questo non hanno mai fatto una legge per far saltare gli affitti d'oro. E guardate un po', io vi racconto questa cosa che è minima, 32 milioni di euro, però Mafia Capitale, Expo, l'immigrazione, Mose, la TAV, le sa più di me, l'aiuto dal pubblico di cui parlava. Tutti questi scandali indecenti hanno un unico comune denominatore: che le società coinvolte in questo schifo finanziavano le campagne elettorali dei partiti. Allora noi ci dobbiamo fare una domanda: ma in Italia esiste davvero il problema, o il problema è chi ha creato questo schifo perché ci lucra sopra? Mi spiego meglio. In Italia esiste veramente il problema dell'immigrazione, o vuoi vedere che quelli che andarono a firmare quel regolamento assurdo che ci obbliga ad accollarci tutti i migranti che sbarcano? Cioè, c'è un regolamento in Europa firmato da Forza Italia e Lega Nord e mai cambiato dal PD, che dice: sbarcano 1 milione di profughi sul territorio nazionale, quel paese se li deve sobbarcare tutti. Bene, ditemi quando sbarcherà un barcone in Germania, ve lo voglio chiedere. Mai. Allora aspettate, noi ci siamo chiesti: quando è che cambia il regolamento di Dublino? Mai, se tutti questi sbarchi creano l'emergenza per dare appalti senza gara, affidamenti diretti, e poi scoppia Mafia Capitale e scopri che gli esponenti del PD e di Forza Italia si inviavano gli SMS a Natale in cui dicevano: l'immigrazione frutta più della droga, ti auguro un nuovo anno con più rom e più immigrati. Allora come si risolve il problema? Semplicemente mandandoli a casa, perché se tu sblocchi il regolamento di Dublino, dici una cosa rivoluzionaria: sbarcano 100 persone in Italia, 3 se li tiene l'Italia, 97 se li dividono negli altri paesi, perché noi 3 possiamo subito identificarli, sapere se devono essere rimpatriati o se vengono da territori di guerra. Ma 800.000 in 2 anni, o 400.000, dipende dalle stime, di chi sta facendo le stime, con la pubblica amministrazione nostra che non riesce neanche a fare una carta d'identità, ma quando estinguerà tutte le pratiche che deve fare? E allora lì nasce il business dei clandestini, nasce il business dei centri d'accoglienza. Noi siamo quelli che hanno capito che per risolvere i problemi bisogna andare alla fonte. Li mandiamo a casa e, come per magia, perché non è magia, è solo buonsenso, con quelle tre righe con cui abbiamo fatto saltare gli affitti d'oro, facciamo saltare il business dell'immigrazione. Con tre righe cominciamo a lanciare un progetto serio per le aree dismesse. Se c'è un'area di una città che ha problemi perché era industriale ed è morta, noi dobbiamo mettere soldi per convertirla, non per mandare coloro che ci lavorano fuori dalla regione. Noi dobbiamo dare un'opportunità di lavoro a quelle persone. E se hai 50 anni e hai fatto per 30 anni sempre lo stesso lavoro, lo Stato non ti può dire: trovati un lavoro. Lo Stato ti deve dire: io ti chiamo, ti formo e ti reinserisco in un altro posto di lavoro, per il lavoro che magari serve in questo momento.
E questo meccanismo si chiama reddito di cittadinanza. E lo ha scritto, la legge è stata scritta da Nunzia Catalfo, che è qui, che è vostra senatrice, che è colei che ha portato avanti il testo di legge. Allora, per concludere, noi crediamo che con poche regole e con molto entusiasmo si possano cambiare le istituzioni e si possa cambiare la storia di questo paese. Abbiamo spaventato tutti nel 2013, a tal punto che tutti hanno cominciato a ripetere come un mantra: scompariranno, dopo il 25% scompariranno. Poi c'è nel 2014, scompariranno, scompariranno. Nel 2015 alle regionali, scompariranno, siamo ancora qui. Ma soprattutto una cosa importante e fondamentale è che si spaventano semplicemente con il voto. Immaginate un attimo se il Movimento 5 Stelle non esistesse. I livelli di astensione si impennerebbero. Non ci sarebbe una piazza così. Non ci sarebbero questi volti. Io ho 28 anni, magari sarei già espatriato. Sarei andato fuori, io sono della provincia di Napoli. Probabilmente è un'area che ci accomuna per l'alto tasso di disoccupazione giovanile. Non esisterebbero le persone che sono qui dietro. Invece in questo momento le persone che ho alle mie spalle, al mio fianco, si battono come leoni in tutte le istituzioni della Repubblica per buttare giù i privilegi, le ingiustizie, con delle leggi, lavorando nelle istituzioni. Noi ci crediamo veramente a tal punto che compariamo nelle intercettazioni telefoniche dei più grandi scandali di corruzione tra le voci bestemmie dei mafiosi e dei corrotti a cui abbiamo dato fastidio. Andate a vedere un attimo, ma io lo dico con serietà, non è una... perché lo so, noi ci ridiamo, perché poi l'Italia è fatta per prenderla col sorriso, altrimenti ci deprimiamo. Però andate a vedere le intercettazioni telefoniche di Mafia Capitale, ne trovate due su tutte. Mafia Capitale è quella mafia che è nata a Roma, come se non bastasse Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Camorra, ne è nata un'altra a Roma che si chiama Mafia Capitale. È nata perché l'allora ministro degli interni, dell'interno Roberto Maroni della Lega dava i soldi per l'emergenza Rom al comune di Roma, dove si sono alternati Alemanno destra e Marino sinistra. Il comune dava appalti direttamente a due cooperative, la Cascina di Comunione e Liberazione, vicina ad Alfano e a Berlusconi, e l'altra cooperativa, che è quella 29 giugno di un certo Buzzi. Questi due chiedevano ai clan locali, sta mafia capitale, di procurare nuovi rom, cioè andavano a procacciare rom, perché più rom arrivavano nei campi, più soldi arrivavano, e si metteva in moto il circuito dei soldi. Capite che se non ci fosse stato un ministero dell'interno che dava i soldi senza gara, un comune di Roma corrotto in cui hanno arrestato 4 consiglieri del PD e 4 di Forza Italia, se non ci fossero state le cooperative che si riempiono la bocca con il recupero sociale e poi si fregavano i soldi delle vostre tasse, la mafia neanche esisteva a Roma. La mafia è frutto della corruzione, ricordiamocelo sempre. Ma vi dicevo questo e prometto di concludere, perché ci sono due intercettazioni di questo Buzzi che parla a telefono, protagonista di Mafia Capitale, e parla a telefono con suoi compari. La prima è di febbraio 2013, avevamo appena preso il 25% alle elezioni nazionali. Parla a telefono con un altro e dice: porca miseria, ha vinto il Movimento 5 Stelle. Questi adesso non ci fanno governare il Comune di Roma, perché ci sarebbero state le elezioni 2 mesi dopo al Comune di Roma. Se ricordate, a febbraio le politiche, le comunali a maggio. Ha vinto Grillo a Roma, ha fatto la prima forza politica. Adesso se non c'è più il PD, noi non ci siamo più. Noi, Mafia Capitale, non ci siamo più. C'è scritto questo nelle intercettazioni telefoniche. Tanto è vero che poi si organizzeranno a tal punto che vinceranno le elezioni con Marino e poi arresteranno il presidente del consiglio comunale di Marino e l'assessore di Marino. Questo per dire che Marino governa con i soldi di Mafia Capitale, con i voti di Mafia Capitale e anche i soldi. Ma la cosa importante di questa intercettazione, che ce la mettiamo qui in petto, è che li abbiamo spaventati semplicemente con il vostro voto, il 25%. E noi così li spaventeremo qui. Non abbiamo bisogno di nient'altro, li dobbiamo solo spaventare con il vostro voto, quindi andiamo a votare. E la seconda intercettazione telefonica è fantastica, sempre di questo soggetto che faceva affari in Mafia Capitale, che dice: se c'è Marino al comune di Roma, in 3 anni ci mangiamo Roma. Questo per dire l'alieno, l'anticorrotto, l'anticorruzione e così via.
E poi poco dopo, in un'altra telefonata, un suo compare gli dice: ma a Pomezia, dove abbiamo il nostro sindaco, riusciamo ad entrare a gestire qualche centro d'accoglienza per immigrati? Questo Buzzi risponde: a Pomezia non abbiamo copertura. Questo sindaco, Fabio Fucci, 28 anni, senza esperienza politica, è incorruttibile. E ce lo dice uno che di corrotti ne capiva, perché ne aveva corrotti parecchi, e ha certificato l'incorruttibilità non di un nostro sindaco che viene, non lo so, da una storia dell'antimafia, che aveva esperienza nella pubblica amministrazione. Fabio Fucci, alla mia età, qualche anno in più, è una persona normalissima, aveva il suo lavoro, mi pare facesse l'ingegnere, si è candidato e è stato eletto. Appena è stato eletto lì dentro è diventato incorruttibile, un sindaco incorruttibile. Allora io so che qui magari ci sono persone che hanno votato altri partiti, che simpatizzano per altri partiti. Noi non stiamo dicendo che nei partiti non ci sono persone oneste. Ci sono, li conoscete tutti. Però per noi l'obiettivo è che le persone oneste diventino la normalità nelle forze politiche e non la mosca bianca. Ed è per questo che siamo qui con questo progetto e speriamo di governare Augusta. Grazie.